Gli Etruschi Maestri di Scrittura è stata inaugurata al MAIC di Cortona questa mostra che da più importanti musei del mondo permette di poter visionare da vicino le testimonianze dell'epigrafia etrusca, a cominciare dalla mummia di Zagabria. Come mai prima d'ora è stato fatto? Ci sarà la possibilità dunque di vedere da vicino la diversità di supporti, le tecniche di scrittura, le scoperte degli ultimi anni di studi in materia, reperti davvero rari e preziosi che permetteranno, si spera, a Cortona di tornare al centro anche dei flussi turistici. Questa è una mostra il cui progetto scientifico parte quasi 2 anni e mezzo fa e quindi abbiamo lavorato a lungo con i partner francesi per creare un progetto internazionale che ha visto 2 tappe, la prima al Museo di Latte e poi la seconda appunto da domani qui a Cortona. Si tratta di un evento eccezionale perché l'ultima mostra sulla scrittura etrusca risaliva a 31 anni fa, quindi abbiamo a livello di catalogo e di esposizione il meglio e il più importante aggiornamento su questo tema che, per quanto studiato, è ancora, diciamo, per certi versi oscuro. In questo credo stia anche il fascino della civiltà etrusca, quindi invito tutti a venirla a vedere perché la mostra si presenta importante sotto il profilo scientifico, gradevole sotto l'offerta, diciamo, estetica dei pezzi, perché ci sono statue, ci sono vasi dipinti e soprattutto c'è l'eccezionale reperto della mummia di Zagabria, che è il primo testo etrusco più lungo al mondo, e poi naturalmente c'è anche la nostra tavola che gareggia con essa perché è il terzo, quindi è anche un certamen, diciamo così, dei testi più importanti che ci sono nel Mediterraneo. A questo punto i progressi dal punto di vista della grammatica e della sintassi sono notevoli, cioè si è capito che l'etrusco utilizzava i casi come il latino, si conoscono alcune centinaia di parole, in generale i testi etruschi sono compresi nel senso più generale e naturalmente ci manca ancora dei lunghi testi, eventualmente delle bilingui estremamente lunghi che potrebbero finalmente portare a termine il processo completo di comprensione. Tuttavia oggi si legge coerentemente e si interpreta nel senso generale, è già un primo passo. A un certo punto dal primo secolo avanti Cristo Roma fa la conquista dell'Etruria, le città etrusche diventano dei municipia e quindi si comincia a scrivere e a parlare latino e gradualmente questa lingua scompare. Infatti l'ultimo reperto della mostra è molto interessante, è una urnetta da chiusi dove c'è una bilingue, dove da una parte c'è la parola Ziku, che significa appunto fa riferimento al tema dello scrivere, e poi c'è la interpretazione latina Scribonius, cioè il nome di un personaggio la cui radice si riferisce alla parola Zik, che fra l'altro compare anche sulla tavola e che significa scrivere. Quello è l'ultimo momento di passaggio in cui si usano ancora per 20 anni 2 lingue insieme, subito dopo il latino prenderà campo e non ci sarà più spazio per l'etrusco. Si può raccontare una storia molto, molto bella. A Latte abbiamo le prove della presenza etrusca tra ceramica, pezzi archeologici con lettere etrusche, con testi etruschi, quindi siamo sicuri che i etruschi sono venuti a Latte, è una delle ragioni della nostra partecipazione a questo progetto di mostra. Tra l'altro si scopre attraverso la scrittura che gli Etruschi erano presenti in molte parti dell'Europa e soprattutto nel Mediterraneo, perciò si capisce anche addirittura attraverso la scrittura i scambi commerciali. Sì, scambi commerciali e facevano come i greci vino e i galli dal VI secolo comprano questo vino e sono questi rapporti commerciali che iniziano poi dei rapporti più stretti di civilizzazione, di l'arriva della scrittura, l'arriva della moneta anche, che sono delle rivoluzioni importanti per la civilizzazione celtica. Abbiamo anche la prova che questi rapporti commerciali hanno finito in matrimoni, perché abbiamo nomi di donne galle che si sono sposati con etruschi probabilmente, quindi è anche un passo ancora più avanti nelle strette relazioni tra i popoli dell'antichità.
E questo sito di Lat è uno dei siti più importanti nel sud della Francia per la presenza etrusca, quindi il sito si può visitare, ci sono i resti dei muri che sono i muri antichi fatti da, probabilmente dagli etruschi, e poi oggetti nel museo di Lat e anche in Corsica, perché la Corsica è stata veramente qui colonizzata dai etruschi, si possono vedere anche le tombe e il materiale nel museo di Aleria in Corsica. Siamo con il professor Camporeale, che è considerato uno tra i nomi più importanti del mondo degli Etruschi, come conoscitore del mondo degli Etruschi. Allora, questa mostra ci parla di, attraverso le scritture, ci parla di migrazioni, ci parla degli Etruschi non popolo che ha abitato alcune zone dell'Europa, ma in realtà ha girovagato. Più che a girovagato, sono dei nuclei arrivati da varie parti dell'Europa, qui in Italia, cioè nella regione dell'Etruria propriamente detta, quella regione che è delimitata ad est e a sud dal fiume Tevere, ad ovest dal Mar Tirreno e a nord dalla valle dell'Arno, gruppi attirati dalle buone possibilità di guadagno che la regione Etruria offriva. Non si dimentichi che la regione era molto ricca di risorse naturali del suolo e del sottosuolo, dicevo, gruppi arrivati da varie parti dell'Europa, dell'Egeo, del Mediterraneo, dalla Sardegna, che si sono fusi qui integrandosi con un gruppo locale. Ciò che è importante è che questa integrazione è avvenuta proprio qui nell'Etruria, nella regione che sarà poi l'Etruria storica, e con questo movimento, un movimento prima di natura commerciale, è arrivata la scrittura. La scrittura ha significato una autentica rivoluzione culturale nell'Etruria antica, perché da quel momento si sono potuto mettere per iscritto una serie di elementi che prima invece erano affidata alla parola orale. Praticamente lei sta dicendo che si sono trovati, che attraverso le parole si è capito che questo popolo aveva scritto leggi, aveva scritto trattati commerciali, si era dato una democrazia, insomma, attraverso le scritture. Indubbiamente. Che cosa significa la scrittura? Beh, in una società che prima non conosce la scrittura, è una forma di passaggio che è un salto di qualità, perché indica il passaggio da una parola orale che è necessariamente soggettiva e momentanea a una parola scritta che è invece oggettiva e duratura. Quindi è il passaggio dall'oblio al ricordo, dalla barbarie alla civiltà. Con questa scrittura si sono messi per iscritto tanti elementi, tanti concetti che prima invece erano affidati alla parola orale. Quindi fatto veramente grande, un fatto, come ho detto dianzi, di autentica rivoluzione culturale. Questo fatto è successo qui in Italia, in Etruria, alla fine dell'VIII secolo avanti Cristo. Cortona si ritrova al centro di un progetto culturale importante. Noi abbiamo sempre ritenuto la cultura uno dei volani, dei motori di sviluppo del nostro territorio, e credo che, come dire, in qualche modo abbiamo avuto ragione. Intorno a questa mostra si è costruito veramente una forte collaborazione, non solo scientifica, che è molto importante, ma anche una collaborazione tra tre diverse nazioni, l'Italia, la Francia e la Croazia, e credo che questo sia un valore importante anche in questo momento difficoltoso per tutta l'Europa. Ci aspettiamo sicuramente molto pubblico, sia pubblico di livello, ma soprattutto abbiamo cercato di fare in modo che sia il più possibile anche una mostra divulgativa e alla portata di tutti. Quindi abbiamo già tantissime prenotazioni da parte delle scuole e dei ragazzi, e questo ovviamente ci fa un immenso piacere. L'aver visto la mostra, aver parlato con la gente, aver sentito i commenti, ci conforta, perché abbiamo capito d'aver fatto bene. Cioè, queste iniziative sono veramente utili non solo a livello culturale, perché ci parlano del nostro territorio, anche se migliaia di anni fa, però è sempre il nostro passato,
ma soprattutto perché a livello economico siamo convinti che questa mostra porterà dei benefici a tutto il nostro territorio, e questo è il nostro scopo, non solo l'arricchimento o il miglioramento della banca, ma la banca deve lavorare nel territorio per migliorarlo e solo indirettamente riceverne poi dei vantaggi. La cultura, e poi diciamo, noi siamo l'Italia, l'Italia è il paese più ricco da questo punto di vista, l'Italia ha avuto la storia, la cultura, l'arte, l'architettura, ha tutto quello che vuole. Purtroppo non è una critica, ma la rivolgo anche a me stesso ovviamente, qualche volta siamo proprio noi italiani che non riusciamo a capire i tesori che abbiamo. Noi abbiamo, qui c'è passata la storia d'Europa, in Italia sto dicendo, e ha lasciato tracce, ecco, dobbiamo sentirle come nostre.